Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi». Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato». E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto come testimonianza per loro». Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, come abbiamo ascoltato nella prima lettura, la legge di Mosè prescriveva delle misure severissime per coloro che erano anche soltanto sospettati di essere malati di lebbra. Questa malattia terribile che è stata debellata dall'Europa ormai da tanti anni, ma che continua ad esistere in altre parti del mondo, in Africa, in India, dove nelle condizioni di maggiore indigenza colpisce i poveracci che davvero divengono all'apparenza mostruosi. Perché? Perché la lebbra è una malattia che attacca le estremità del corpo e corrode la carne, corrode le ossa e porta al moncherino, porta a perdere il naso, a perdere le labbra, a perdere le orecchie, ci rende davvero deformi. E nel popolo ebraico e nella legge di Mosè erano appunto tenuti distanziati non solo per la loro deformità e per l'altissima infettività di questa malattia, ma perché in essa gli ebrei vedevano il castigo di Dio per i peccatori, e in effetti è stata presa dal Signore come una immagine di ciò che fa il peccato all'anima, ciò che la lebbra combina al corpo umano, rendendo mostruoso il corpo umano. Beh, questo è l'effetto che fa il peccato all'anima. Il peccato amputa l'anima, la mutila, la ferisce, la rende inguardabile, la rende mostruosa. Perdiamo con il peccato l'immagine e la somiglianza con Dio. Allora capite quanto davvero abbiamo da imparare da questo lebbroso. Perché? Perché Gesù è venuto a redimere il peccato, l'abbiamo detto tante volte, è venuto a togliere il peccato dal mondo, non le malattie, però per dimostrare che toglie e può togliere il peccato dal mondo, toglie anche le malattie, anche perché, vedete, il Signore ha compassione delle nostre infermità, delle nostre miserie, ha compassione perché è misericordioso, perché non vuole la nostra sofferenza, ma ancora di più non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E se può alleviare la nostra sofferenza senza che ne venga un danno all'anima nostra, lui lo fa. E questo si vede bene qui, in questo lebbroso, che vede Gesù e si butta ai suoi piedi. Che cosa ci insegna questo lebbroso? Beh, anzitutto una fede meravigliosa. Una fede meravigliosa, perché abbandonato da tutti, abbandonato anche da Dio, relegato, messo ai margini della società, anzi neanche dentro la società, al di fuori della società stessa, eppure sente parlare di Gesù e si slancia da Gesù. Non è che sta lì a fare ragionamenti, no, la fede autentica non si perde in ragionamenti sottili, ma va alla semplicità. Dio può fare tutto ciò che vuole,
basta che lo voglia, e infatti si butta ai piedi di Gesù e gli chiede proprio questo: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. Non gli dice: se tu preghi per me sarò guarito. Non gli chiede neanche: guariscimi. Fate attenzione. Gli dice: se vuoi. Si rimette alla volontà di Gesù. La sua preghiera è semplicemente rimettersi alla volontà del Signore. Lo riconosce anzitutto con questa preghiera padrone assoluto di tutte le cose. Non è un profeta che prega, non gli dice: prega Dio per me. No, gli dice: se tu vuoi, puoi purificarmi. Chi vive di fede, cari fratelli e sorelle, sa che la volontà di Dio è sempre la cosa migliore per noi. Non c'è una cosa migliore per noi che la volontà di Dio. Anche quando il Signore ci lascia nella prova, anche quando il Signore ci lascia nella sofferenza, perché il Signore, dice ancora la parola di Dio dal libro, nella lettera agli Ebrei, corregge chi ama. Se sono nella sofferenza, se sono nella tribolazione, è perché il Signore ha in mente un bene più grande per me. Vedete, la salute, questo lo abbiamo detto tante volte, non è un bene assoluto, perché io posso godere della salute migliore del mondo e della vita più lunga e longeva del mondo. Posso campare sano come un pesce fino a 120 anni, ma a che mi servono 120 anni di vita se poi mi danno l'anima, se poi perdo la vita eterna, se perdo l'unione col Signore? Allora, tante volte noi vorremmo che le cose vadano in modo diverso intorno a noi, perché siamo convinti di sapere qual è il nostro bene o qual è il bene dei nostri fratelli e sorelle che sono vicino a noi. È perché ci manca un po' di fede, perché se avessimo fede sapremmo con certezza che vivere abbandonati nella volontà di Dio vuol dire vivere abbandonati nel nostro vero bene, anche quando questo vero bene passa attraverso dolori e spine. Poi nel lebbroso ammiriamo un'altra cosa: la decisione della volontà. È deciso, vuole essere guarito, sa di essere ammalato e vuole essere guarito. Ed è questa decisione della volontà che dovrebbero avere i peccatori, che dovremmo avere tutti noi, cari fratelli e sorelle, quando e se conoscessimo il nostro male, di andare da Gesù per essere guariti. E invece spesso siamo, e tutti i peccatori più o meno sono, freddi e indifferenti. Pare che alcuni addirittura considerino sventura da poco la lebbra spirituale, che è il peccato nell'anima, che ci separa da Dio, che ci toglie la figliolanza divina, che ci rende schiavi del demonio e delle forze avverse a Dio, e che fa su di noi, dà un diritto al demonio su di noi. È il peccato, no? È quello che è venuto a togliere il Signore dal mondo. È questa la vera morte. La morte è il peccato. Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dice San Paolo. Il pungiglione della morte è il peccato. Perché senza il peccato non c'è morte, c'è vita. Infatti, la morte fisica, corporale, è conseguenza del peccato. E che cosa dicono appunto quelli che ritengono cosa da poco conto la lebbra dell'anima? Sì, vabbè, padre, quanti mi dicono: padre, sì, poi ci vediamo, poi magari passo a trovarti e magari mi confesso. Che dire? Sì, aspetto, sono lì, un giorno o l'altro verrò anch'io a confessarmi. Adesso ho tanti impegni, prima o poi andrò a mettere a posto i conti con l'anima, prima o poi. Ma che cosa aspettiamo? A che punto è nella scala dei valori della nostra vita il desiderio di essere in pace con Dio? Il desiderio di essere in armonia con Dio? No, domandiamocelo, perché se facciamo passare tutto il resto innanzi a questo, evidentemente non c'è questa priorità nella vita nostra. Metterci in pace con Dio, cari fratelli e sorelle, è la cosa fondamentale.
questa decisione della volontà, che quando facciamo un peccato andarci di corsa a confessare, e invece il demonio no, che cosa fa? Prima di cadere ti dice, ti fa vedere quanto è bello quel peccato, quanto è desiderabile, ti spinge e ci cadiamo. E poi dopo che cosa dice? Ma no, che no, non ti andare a confessare, che vai, poi dopo non puoi più peccare, dai, un'altra volta sola, una volta sola ancora. È terribile. Quindi la decisione della volontà, una volontà decisa di stare in pace con Dio. E poi il coraggio della sincerità. Vedete, quello era un lebbroso, era uno che gli cascavano i pezzi di carne, vestito di brandelli, vestito di stracci, e non gli importa niente di andare anche contro la legge, di farsi vedere, di mostrarsi, mentre i lebbrosi tendenzialmente tendevano a nascondersi, a non farsi vedere, perché erano da tutti schifati, e lui non gli interessa niente del rispetto umano, di cosa penseranno gli altri di me, voglio essere guarito, e va sinceramente, porta tutta la sua immondezza dinanzi a Gesù, manifestandola la sua immondezza. È il coraggio della sincerità, quel coraggio che spesso, cari fratelli e sorelle, ci manca dinanzi a noi stessi, dinanzi a Dio, che ci è rappresentato dal sacerdote, che in effetti sta lì non per se stesso, ma per Dio. Cioè, quando ci andiamo a confessare, noi non andiamo a raccontare i nostri peccati a un uomo spesso più peccatore di noi, no. Noi andiamo a raccontarli a Dio, a Gesù che ci perdona. Tant'è che, pensate, un sacerdote può benissimo rispondere a chi lo interroga in modo diretto su ciò che ha ascoltato in confessione, dire non lo so e non l'ho mai saputo, non ho mai sentito questa cosa, senza mentire. Sapete perché? Perché il sacerdote lì è strumento, non è lui, cioè c'è lui, ma è strumento che ascolta la confessione per Dio, e poi, finita la confessione, dimentica. C'è una grazia speciale che è il sigillo sacramentale. Quindi non ci dobbiamo vergognare di andare a raccontare i nostri peccati in confessione, perché quello è il mezzo che il Signore ha stabilito. Diceva Sant'Agostino, scusati e Dio ti accusa, accusati e Dio ti scusa. Il sacerdote non è lì per giudicarci, e non ci giudica, ve lo dico per esperienza, non ci giudica, perché spesso, ripeto, quel sacerdote è più peccatore del penitente. Sa benissimo che cos'è il peccato, lo sa benissimo, e non è lì per giudicare, ma per dare il perdono di Dio. E perché ci sia il perdono efficace di Dio, bisogna che ci sia la materia della confessione. E sapete cos'è la materia della confessione? Ogni sacramento ha questi elementi fondamentali: la materia, la forma e il ministro. La materia è ciò con cui si fa il sacramento. La materia del battesimo è l'acqua, la materia dell'unzione degli infermi è l'olio, la materia dell'eucaristia sono il pane e il vino, la forma è la formula, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue. La forma del battesimo, io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel sacramento della penitenza, sapete qual è la materia? Cioè, se non c'è acqua non c'è battesimo, se non c'è materia non c'è sacramento. Nel sacramento della penitenza la materia sono gli atti del penitente, la confessione integra dei propri peccati. Questa è la materia, che se io mi vado a confessare e non dico i miei peccati, non esiste sacramento, non esiste perdono. Dipende da me che mi vado a confessare, non dal sacerdote che mi dà la soluzione. Il sacerdote, ve lo ripeto, è uno strumento che sta lì per darmi la misericordia di Dio, il perdono di Dio. Ma perché io riceva questo perdono, è necessario che io mi svuoti l'anima e lo faccia sinceramente, senza tenere nascosto nulla, anzi, anche essendo un po' severo con me stesso, accusandomi, perché tanto se io mi accuso è Dio che mi perdona e mi scusa. Vedete, secondo le leggi ebraiche abbiamo visto, i lebbrosi venivano segregati dalla società e nessuno doveva accostarsi a loro, eppure Gesù, vedete, non si preoccupa, si avvicina, lo tocca. Avrebbe potuto anche non toccarlo, ma decide di toccarlo. Signore ci insegna a non fare distinzione di persone.
di non fare distinzione, quello è peccatore, quello è santo, quello è buono, quello è cattivo, ma a raccogliere e ad accogliere tutti con amorevole benevolenza. Gesù ci insegna a non fare i cerchi chiusi tra i buoni. Io so buono, questo qui, questo lì, questo sì, questo no. Che è un atteggiamento cristiano questo? Non è un atteggiamento cristiano. Ma a spalancare le porte a tutti, a beneficare tutti, senza considerare il partito, le idee, la provenienza, l'etnia. Beneficare tutti, no? Guardate il vostro Padre che è nel cielo, fa piovere sui buoni e sui cattivi, imitatelo, fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi. Amate i vostri persecutori, pregate per quelli che vi fanno del male. Il cristiano non sta lì a farsi le somme, tu mi hai fatto questo, io t'ho detto questo, tu mi hai fatto quest'altro e allora io ti faccio così. Ma che è un atteggiamento cristiano questo qui? No, voglio saperlo, perché purtroppo spesso tra cristiani si vedono proprio dinamiche così innominabili, innominabili, che non sono degne del nome di cristiani, perché siamo cristiani, siamo figli di Gesù Cristo, del Signore, fratelli di Gesù Cristo, e dovremmo essere animati perciò di carità. È la carità che dovrebbe animare ogni nostra azione, che se non abbiamo la carità che tutto copre, tutto scusa, tutto sopporta, tutto pazienta, siamo cristiani solo di nome, siamo cristiani tanto per. Gesù gli dice: non dirlo a nessuno, vai subito dal sacerdote, subito dal sacerdote. Perché? Perché il Signore vuole insegnarci a non fare le cose per quella che è la vana gloria, la gloria degli uomini o delle persone che abbiamo intorno. Per che cosa io faccio le cose buone? Per farmi vedere buono? Per far pensare che sono santo? Per dimostrarmi più simpatico, più buono? Per farmi vedere, perché possiate giudicarmi bene? Beh, purtroppo, cari fratelli e sorelle, non è quello che voi pensate che mi manderà in paradiso di me. E così non è quello che io penso di voi, e neanche quello che pensate tra di voi, che vi manderà in paradiso, ma quello che pensa Dio di noi, per ciò che noi siamo in realtà. Per questo il Signore gli dice: vai di nascosto dal sacerdote. Perché è quello che dovrebbe fare ogni cristiano. Fai del bene? Dimenticatene. No, perché padre, sai, io faccio tanto del bene, io faccio qui, io faccio lì, vado a nutrire quelli lì, do aiuto di là, c'ho mio padre, mio fratello, ci penso sempre io, sempre io, sempre io. Bravo, bravo. E che ti serve che me lo stai dicendo? Per perdere il merito delle tue azioni. Perché? Perché noi, cari fratelli e sorelle, tutto quello che facciamo, e ce lo dice San Paolo nella seconda lettura, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Fate tutto per la gloria di Dio. Sto facendo tutto per la gloria di Dio o faccio tutto per la gloria di io? Perché noi facilmente facciamo, agiamo, parliamo, ci comportiamo per la gloria di io. Al punto che appena nasce una piccola incomprensione, qualcuno ce l'ha con me, ah, che cosa ho fatto di male? Che cosa ho fatto di male? Sempre io. E invece no, quando qualcuno pensa male di me, ringraziamo il Signore, perché tanto non è quello che pensa male o quello che pensa bene, è come mi sono comportato io. E io devo fare attenzione a non scandalizzare nessuno. A non scandalizzare nessuno, che vuol dire a non essere inciampo a nessuno. Dice San Paolo: non siate motivo di scandalo né ai giudei né ai greci né alla Chiesa di Dio, come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse ma quello di molti. Poi se non piaccio, poco importa, però di mio devo fare in modo di non essere di scandalo né ai giudei, nei quali possiamo vedere le anime pie, quelle che vengono sempre in chiesa, quelli che stanno vicino al Signore, né ai pagani né ai greci, che sono le anime mondane, quelli che non vengono mai, quelli che si pensi fanno gli affari loro. Noi dobbiamo cercare di piacere a tutti, di farci come San Paolo, tutto a tutti. Perché? Per salvare a tutti i costi le anime. Perché è questa
la nostra missione nel mondo, unirci all'azione redentiva, salvifica di nostro Signore Gesù Cristo, che è venuto a salvare le anime, a cominciare dalla nostra. E se noi ci sentiamo salvati e siamo veramente di Cristo, dobbiamo cooperare con questa azione, dobbiamo cooperare alla salvezza delle anime, non stare lì ad alzare muri a destra e a sinistra, diventando noi i giudici, quello si salva, quello no, quello è buono, quello è cattivo. Ma che cosa ci dice il cervello? Tutta la nostra vita deve essere per la gloria di Dio. Operare per la gloria di Dio vuol dire operare per suo amore, secondo i precetti della legge di Dio e della perfezione evangelica. E quando operiamo, quando agiamo per amore di Dio, c'è una pace, una dolcezza, una soavità nell'anima e una forza immensa. Perché solo con questo motivo, cioè nell'operare per amore di Dio, fare tutto per la gloria di Dio, si possono superare le debolezze, le ripugnanze naturali, le nausee naturali ad avere a che fare con o appunto a vivere certe situazioni, anche la sofferenza, e si acquista forza. Lo sto facendo per amore di Dio. Vedete, cari fratelli e sorelle, nell'Antico Testamento gli ebrei, uscendo dall'Egitto, seguivano la gloria di Dio nella nube o nella colonna di fuoco durante la notte. La gloria di Dio nella nube e nella colonna di fuoco ha condotto gli ebrei dall'Egitto fino alla terra promessa attraverso il deserto. Ecco, se noi ci impegniamo a seguire la gloria di Dio e a fare tutto per la gloria di Dio, essa condurrà anche noi attraverso il deserto di questa vita alla terra promessa, quella che è dinanzi a noi, quella che il Signore è andato a prepararci. Abbiamo dunque, cari fratelli e sorelle, grande fede in Dio e un'incrollabile speranza nelle sue promesse e un ardente amore per Lui. Se ci siamo infettati con la lebbra spirituale, andiamoci a confessare. Stiamo lontani da tutto ciò che spegne la carità nel cuore nostro, da tutto ciò che spegne questo anelito a vivere, ad agire e a morire per la gloria di Dio. Perché? Perché se staremo lontani da tutto ciò e faremo tutto per la gloria di Dio, allora la gloria di Dio sarà il nostro pegno qui con la grazia di Dio e la nostra ricompensa, dove appunto la grazia verrà commutata in gloria quel giorno in cui il Signore e il Dio sarà tutto in tutti e finalmente il velo della fede cadrà, perché vedremo faccia a faccia Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive e che regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siano lodati Gesù e Maria.